Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Questa è l'ultimo evento della settimana con degli ospiti. In realtà poi io tutti i venerdì mattina, per chi mi segue, alle 10 sono in diretta sulla nostra pagina Oli Essenziali Purissimi per la mia rubrica. La rubrica sulla metamedicina, ogni sintomo è un messaggio. Domani parlerò di un argomento scottante, non vi dico cosa, perché non vi dico cosa, però se avrete modo e voglia di sentirmi, alle 10 sarò in diretta Facebook sulla pagina Oli Essenziali Purissimi. Ora, controlliamo un attimo se siamo in diretta su Facebook. Un po'. Abbiamo cominciato con una decina di minuti di ritardo come solito perché comunque eccoci qua, sì, ci siamo. Benvenuti a tutti coloro che mi seguono anche su Facebook. Bene, questa sera abbiamo un ospite d'eccezione. Abbiamo la dottoressa Monica Di Mauro, psicologa, psicoterapeuta, aromaterapeuta. Ci racconterà un pochino della sua vita e ci racconterà anche da quanto tempo usa gli oli essenziali, quanta esperienza ha. Chiedo scusa, chiudo perché ci sono bimbi che strillano e quindi mi tocca chiudere. Ecco qua. E parleremo di un argomento molto molto interessante, aromaterapia e femminilità. Presenteremo anche un videocorso nuovo nuovo, nel quale ho avuto la gioia e la grandissima soddisfazione di partecipare anch'io. Sono molto emozionata anche di questa serata perché per me è stata un'esperienza veramente toccante, bellissima. Abbiamo lavorato gomito a gomito 3 giorni con Monica Di Mauro, abbiamo registrato video, curato anche l'aspetto dei contenuti e quindi insomma, è andata bene, siamo molto contente. Poi ne parlerà la dottoressa e quindi è inutile che ne parlo io. Però, siccome normalmente chi ci segue conosce gli oli, ma ci sono anche persone che non li conoscono, io ho l'abitudine di fare una introduzione non lunghissima, abbastanza fluida, abbastanza veloce, per parlare di cosa sono realmente gli oli essenziali, di come si possono usare, di come possono entrare nella nostra routine quotidiana. Ecco la dottoressa, è arrivata nella nostra routine quotidiana. E quindi comincerei con saluto intanto Monica, appena riesco. Monica, ci sei? Batti un colpo. Sì, vedremo. Eccola qua. Io inizio la mia presentazione, Monica. Poi dopo ci ricolleghiamo. Allora, condivido il nostro schermo. Eccoti Monica, Ciao Ornella, benvenuta. mi Ciao. vedi? Mi Sì, vedete? ti Ok, vediamo nel tuo splendore. perfetto, Ti vediamo. ottimo, ottimo allora. Inizio, ho fatto una piccola introduzione e adesso inizio la presentazione e poi dopo lascio la parola a te. Va bene? Va bene, volentieri. Allora, questa sera appunto parliamo di oli essenziali e femminilità con la dottoressa Di Mauro. Vi ho introdotto prima i motivi per cui siamo qui, ma poi lei comunque ne parlerà molto più approfonditamente, anzi ne parleremo insieme, interloquiremo. Sì, dai. Allora, vediamo qual è la funzione delle piante nel nostro pianeta.
Noi non ci rendiamo conto, ma noi siamo circondati da piante. Fortunatamente ancora ci sono dei polmoni verdi anche nelle grandi città, e queste piante sono vitali per la nostra esistenza. Se non ci fossero, noi non potremmo vivere, perché aiutano a controllare il clima, a elaborare l'anidride carbonica e quindi a rilasciare ossigeno nell'aria per permetterci di respirare, per aiutarci a respirare. Mantengono in vita gli organismi viventi e possono essere usate anche come cibo o per soluzioni sanitarie. Nei tempi antichi, infatti, venivano usate molto le piante intere, varie parti delle piante venivano estratti, venivano fatti degli estratti anche medicamentosi di queste piante, creati dei rimedi, e poi venivano usate anche sui tessuti come colorante, perché sempre i popoli antichi credevano che la terra potesse dar loro qualunque cosa di cui avevano bisogno per risolvere i loro problemi. In realtà, se noi andiamo a vedere, dovrebbe essere così. La nostra madre terra è colei che ci permette di vivere, e quindi potremmo veramente prendere qualunque cosa dalla madre terra per poter continuare la nostra vita. Però ai giorni nostri ci siamo abituati a tanto ad usare prodotti sintetici, piuttosto che utilizzare i doni che la natura ci mette a disposizione per risolvere tutte le nostre sfide quotidiane. Ho messo questa foto a destra tanto per farvi capire che gli aromadiffusori di essenze, allo stato attuale, oggi, sono quasi tutti aromadiffusori di essenze sintetiche, perché purtroppo, e questo lo dico a malincuore, il 90% degli oli essenziali che troviamo in circolazione, troviamo in commercio, purtroppo circa il 90% sono oli sintetici, cioè vengono fatti in laboratorio e lì dentro non c'è assolutamente nulla di naturale, vengono proprio riprodotti. Il problema è che spesso può capitare che questi oli sintetici vengano, come vedete, respirati anche H24, ma noi siamo veramente sicuri di quello che stiamo respirando? Noi pensiamo che non sia, abbiamo paura generalmente di quello che ingeriamo e non facciamo tanto caso a quello che respiriamo, però siamo circondati dallo smog, e quello è un inquinamento dell'aria che notoriamente è tossico per noi, no? Quindi perché non dovremmo fare attenzione anche a quello che respiriamo dentro casa? È vero che la tecnologia ci ha reso la vita più facile, però purtroppo abbiamo notato un declino in molte aree e quindi nella nostra qualità della vita. Un po' di storia. Gli oli essenziali non risalgono a ieri, quindi non sono una moda. Infatti la loro storia inizia nell'antico Egitto, nel 4500 avanti Cristo, e ancora oggi noi utilizziamo oli essenziali. Pensate, una curiosità, nella tomba di Tutankhamon, che è morto nel 1323 avanti Cristo, sono state trovate 50 anfore di alabastro che contenevano 350 litri di olio essenziale. Immaginate quanto potessero considerare preziosi gli oli se hanno deciso gli egiziani di metterli nella tomba di Tutankhamon per accompagnarlo nel suo trapasso, diciamo, no? Quindi gli oli essenziali in realtà erano considerati molto più preziosi di quello che potesse essere oro e gioielli. 350 litri di olio essenziale nella tomba di un faraone, insomma. Nella storia l'uso degli oli essenziali risale a migliaia di anni fa, e infatti, come dicevamo, in Egitto del 3900 avanti Cristo, in Grecia nel 300 avanti Cristo, l'impero romano se ne è accorto più tardi nel 150 dopo Cristo, l'India nel 3500 avanti Cristo, la Cina 2700 avanti Cristo,
e le popolazioni Inca, Maya e Azteca 1500 avanti Cristo. Quindi immaginate da quante migliaia di anni gli oli essenziali esistono. Ci sono circa 3000 oli essenziali estratti da più di 40 nazioni nel mondo, però poco più di 300 oli essenziali vengono utilizzati per le loro proprietà salutistiche in realtà. Un'altra curiosità, il termine olio essenziale deriva da un nome che Paracelso, un medico alchimista svizzero, nel XVI secolo coniò. Infatti lui chiamò quinta essenzia uno dei componenti di un suo preparato estratto da una pianta. Da quel termine poi è derivato il termine olio essenziale. Ma cosa sono realmente gli oli essenziali? Gli oli essenziali sono il sistema immunitario della pianta, sono l'anima, l'essenza più profonda della pianta, sono portentosi, sono uno strumento officinale potentissimo e biodisponibile, senza effetti collaterali, senza possibilità di creare dipendenza. È il concentrato della pianta stessa. Guardiamo un attimo, tra l'altro sono invisibili all'occhio umano e adesso ve lo dimostro. La foto che vedete sulla destra non è altro che l'ingrandimento di una fogliolina di menta e quelle chiazzette gialle, quelle sacchette oleifere, quelli sono gli oli essenziali che la menta ha prodotto per autoripararsi. Ma tanto per farvi capire le proporzioni, quei peduncoli che vedete lì non sono altro che la peluria della foglia della pianta di menta. Immaginate quanto possono essere piccolissime, infinitesimali, queste sacche oleifere. Però sono così portentose, profumate. Gli oli essenziali sono il profumo che sentite passando in un bosco, toccando un fiore, prendendo in mano una radice, una foglia, che rilascia quel profumo caratteristico in funzione della tipologia di pianta o di fiore che poi state toccando, perché la pianta in quel momento sta cercando di difendersi da noi. Quindi gli oli essenziali che producono le piante non sono altro che la difesa naturale che la pianta mette in atto per continuare a sopravvivere e anche per autoripararsi se ha delle difficoltà. Perché esistono? Sono una secrezione che la pianta porta all'esterno con diversi obiettivi, come difesa verso gli insetti che potrebbero disturbarla ed aggredirla, come mezzo di attrazione per altri insetti che potrebbero servire per l'impollinazione. È anche un mezzo di comunicazione. Quando noi sentiamo un profumo, un odore particolare, sicuramente qualche emozione nel nostro cuore viene alla luce, qualche emozione chiaramente dal nostro cuore. E l'aroma che normalmente si sente mette in comunicazione gli animi, crea una vibrazione nell'ambiente in cui viene diffuso. E la pianta lo produce per adattarsi all'ambiente in cui vive, perché la pianta non ha le gambe come noi che decidiamo di spostarci da una parte all'altra nel momento in cui non ci troviamo a nostro agio in un ambiente. Ma, scusate, non ho capito che ho fatto, ho tolto il video, ecco, scusate, non so per quale ragione. Infatti vedevo Monica, non vedevo me, dico com'è? Quindi dicevo che la pianta produce l'olio essenziale per adattarsi, perché non ha la facoltà di potersi spostare da una parte all'altra. Quindi per riuscire a vivere nell'ambiente in cui realmente è nata, deve in qualche modo cercare di attuare qualunque tipo di azione per resistere.
Tant'è che le piante che la nostra, l'azienda di cui parleremo oggi, che si chiama Doterra, che significa dono della terra, raccoglie piante e produce oli essenziali da ambienti, da posti nel mondo in cui le piante crescono spontaneamente, non vengono assolutamente trattate. Quella pianta che è riuscita a sopravvivere in quell'ambiente sarà una pianta potentissima e quindi il suo olio essenziale di conseguenza sarà potentissimo. Dove li troviamo? Li troviamo nei fiori, nelle foglie, nelle radici, nei frutti, nel legno, nella corteccia, nella resina e nei semi. In moltissime, cioè non, della serie non si butta niente. In tutte le parti delle piante, dei fiori e degli alberi possiamo trovare gli oli essenziali. Qual è la bella notizia? È che si comportano nel nostro organismo esattamente come si comportano nelle piante. Quindi vengono riconosciuti dal nostro organismo come qualcosa di sano, qualcosa a cui potersi affidare, un caro amico a cui poter mettere in mano il nostro benessere. E si comportano esattamente nel nostro organismo come si comportano nelle piante. Ma soprattutto è il nostro organismo che riconosce l'olio essenziale come qualcosa di sano e quindi interagisce. E oltre a questo, l'approccio dell'olio essenziale nei nostri confronti è un approccio olistico. È finalizzato a mettere equilibrio tra corpo, mente e spirito. Perché funzionano così? Perché agiscono nella nostra cellula non solo sulla causa, ma anche sul sintomo? Cioè normalmente noi siamo abituati ad utilizzare dei medicamenti o comunque qualcosa che va bene per il nostro benessere andando a lavorare sul sintomo. Invece l'olio essenziale va a ricercare da solo, intelligente e selettivo, va a ricercare la causa, entra nella nostra cellula, interagisce con la membrana cellulare che è composta più o meno della stessa sostanza degli oli essenziali e quindi l'olio riesce a penetrare e protegge la cellula combattendo virus e batteri e vengono riconosciuti dalla cellula come qualcosa di veramente simile ad essa e la cellula a sua volta interagisce con gli oli. In ogni olio essenziale ci sono ben più di 200 sostanze attive diverse ed è proprio questo che permette al nostro organismo e agli oli essenziali di essere modulati all'interno del nostro organismo e non creare danni e fare in modo che il nostro organismo possa tollerare gli oli. Scusate, riapro la finestra perché c'è silenzio e quindi io sto morendo di caldo e quindi apro. Oh. I bambini sono andati a cena. adesso respiro. Come si possono usare gli oli essenziali? Si possono usare per via aromatica, quindi o respirare direttamente dalla boccetta oppure mettere una goccia di olio sulla mano, sfregare e respirare mettendo le mani a coppa, oppure attraverso un aroma diffusore come quello che voi vedete lì in fondo. Quello è un aroma diffusore ad ultrasuoni, oppure per uso transdermico. Perché non dico topico? Perché gli oli essenziali penetrano all'interno del derma e quindi non è uso topico ma è uso transdermico. L'uso topico lo potete immaginare che è quello che noi, cioè è il sapone che noi utilizziamo, lo usiamo per uso topico, ma gli oli essenziali vengono utilizzati per uso transdermico perché penetrano in profondità. E poi per uso interno, attenzione, comunque tutti gli oli che noi usiamo debbono essere purissimi e non debbono avere nessun'altra sostanza all'interno che può essere dannosa per noi. Quando sono purissimi possiamo stare tranquilli. Li possiamo usare nella nostra routine quotidiana per quello che riguarda la pulizia del corpo, per esempio, il bucato, le pulizie della casa,
possiamo utilizzarli per fare delle candele, delle tisane, pulire il nostro viso. E qui vediamo sei oli che normalmente vengono usati da quasi tutte le famiglie che usano gli oli. Cioè noi, a parte che noi usiamo gli oli essenziali da 3 anni e mezzo, ce ne avremo non lo so quanti dentro casa, perché ormai per noi è diventato proprio normale pensare all'olio essenziale piuttosto che ad altro. Quindi se abbiamo, dobbiamo affrontare una piccola problematica, un fastidio, una condizione particolare della nostra, del nostro benessere, noi pensiamo all'olio essenziale, ovviamente, non pensiamo ad altro. Quindi qui parliamo di grapefruit, pompelmo per la fame e la ritenzione, il tea tree, che conosciamo, cioè è famosissimo il tea tree, per la pelle e i funghi, sia della pelle che delle unghie. L'incenso, che è l'olio, è il re degli oli, che protegge e nutre, è un antinfiammatorio. Il limone, che è un depurativo. La menta, che può aiutare nei casi di dolore e alza il livello di attenzione. E la lavanda, che invece ci aiuta per migliorare il nostro sonno e abbassare la soglia di stress. doTERRA ha in catalogo oltre 300 referenze tra oli singoli, miscele, integratori e prodotti per la cura del corpo. Qui sulla destra vedete un catalogo. Se lo volete, volete il link, fatecelo sapere, noi vi indichiamo oppure ve lo mandiamo direttamente il link senza problemi. È un catalogo veramente interessante perché ci sono molte informazioni e in più avete una panoramica di quanti tutti gli oli e i prodotti che doTERRA ha a catalogo, non sono pochi. Bisogna avere solo alcune precauzioni. Attenti a non usare gli oli essenziali direttamente negli occhi, nelle orecchie e nel naso. Sostanzialmente questo. I benefici li abbiamo sia sul fisico che sulle emozioni. E perché funzionano così bene? Soprattutto per quello che riguarda l'aromaterapia. Noi respiriamo un olio. Quest'olio arriva alla mucosa olfattiva e tutta la zona olfattiva, il nervo olfattivo, viene comunque interessata tutta questa zona. Da lì si sposta il segnale nell'area limbica, che è deputata al controllo delle emozioni e dei ricordi. Quindi respirare qualcosa o respirare un olio essenziale, ci attiva delle reazioni all'interno del cervello che in altri modi non riusciremmo comunque a mettere in atto. Perché? Perché il senso dell'olfatto è l'unico dei nostri sensi direttamente collegato al cervello. E gli odori possono produrre delle risposte a livello mentale, emotivo e fisico. Sicuramente è capitato a tutti di sentire un odore, che ne so, una caramella di menta, per esempio, e ricordare casa di nonna, la mamma, lo zio. Immediatamente, nell'arco di frazione di secondi, ci ritorna in mente una storia, una situazione, uno spaccato della nostra vita, indipendentemente dalla nostra volontà. Però noi crediamo di avere dei recettori olfattivi solamente nella parte del naso, del nervo olfattivo, eccetera. Invece no, i nostri recettori olfattivi sono disseminati in tutti gli organi del nostro corpo, soprattutto anche sulla pelle, che è l'organo più esteso che noi abbiamo. Quindi noi in realtà, quando respiriamo un olio, lo respiriamo a 360 gradi con tutte le parti del nostro corpo. L'olio essenziale è essenza, anima, comunicazione e vibrazione. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, questo è il messaggio poi alla fine che volevo mandare. Ora lascio la parola alla dottoressa, anzi interagiremo con la dottoressa Monica Di Mauro,
che ci racconterà come si possono usare gli oli essenziali nell'ambito della femminilità. Lascio lo spazio, interrompo la condivisione ed eccoti qua, Monica, benvenuta. Ciao, ciao Ornella, grazie. Grazie per avermi invitato. Allora, Ornella, forse vale la pena spiegare un attimo chi sono, di cosa mi occupo, come mai ci conosciamo io e te, come mai stasera mi hai invitato. Allora, io sono una psicologa psicoterapeuta, ma sono anche una professionista olistica specializzata in aromaterapia. Uso gli oli essenziali praticamente da quando sono molto piccola. Io ho iniziato a usarli che avevo 16 anni, perché ho avuto una serie di vicissitudini, soprattutto con tutto quello che era, appunto, come stavi dicendo un po' tu prima, il sintetico. Cioè quel sintetico che si poteva trovare nei farmaci, talvolta, ahimè purtroppo, ma anche quel sintetico che si trovava nei detersivi, che si trovava magari in tutti quei dispositivi che magari per la casa si usano. Quindi io ho iniziato molto presto a dover fare molta attenzione, perché avevo delle risposte simili allergiche, magari non propriamente allergiche, però anche soltanto un'aspirina per me da piccola era un grosso problema, perché praticamente si formavano delle eruzioni cutanee su tutto il viso, a volte su tutto il corpo, erano proprio estese, quindi i miei genitori ebbero molte difficoltà a gestire questa situazione. Poi insomma individuai una serie di trattamenti, cure, terapie, per cui poi stetti meglio, ma tuttora conservo una sensibilità molto particolare nei confronti di tutto quello che appunto non è naturale. E quando io avevo 16 anni naturalmente non avevo la più pallida idea di cosa fosse un olio essenziale, però semplicemente succedeva che io magari andavo a fare la spesa, non so, magari i miei biscotti, il mio tè, certi shampoo, li compravo in erboristeria. E quindi andando in erboristeria era capitato che io avessi notato che spesso c'erano in diffusione queste essenze aromatiche molto piacevoli, molto anche potenti, molto forti, ma stranamente non mi davano fastidio, e quindi mi ero rimasta naturalmente attratta spontaneamente. Li ho usati per moltissimo tempo così, in modo molto naif, cioè io li compravo in base al costo. Cioè se me li potevo permettere con la paghetta me li compravo, quindi spesso mi potevo permettere i citrici, solo che poi, come tu ben sai, i citrici sono note alte, sfuggono velocemente, quindi poi insomma ho imparato piano piano che magari la lavanda durava un po' di più, l'ylang ylang mi piaceva da morire, durava molto di più. Poi versi 30 anni, quindi molto tempo dopo, no, quando io ho... quando, ecco, erano passati quasi 15 anni, ok, 15 anni di utilizzo, ho scoperto che si potevano utilizzare, come dicevi, anche sulla pelle per uso transdermico, quindi ho scoperto la cosiddetta cosmesi fai da te. E lì mi si era aperto poi un altro mondo, perché poi avevo iniziato anche ad utilizzarli per la cura di me. Quindi sono naturalmente stata sempre molto grata agli oli essenziali. Poi, piano piano, negli ultimissimi anni, appunto, avendo scoperto che quando un olio essenziale è di buona qualità lo si può utilizzare anche uso orale, cosa che io, insomma, fino a una certa età non mi attentavo a fare, perché sai anche tu che c'erano voci magari discordanti, c'è un certo tipo di indirizzo dell'aromaterapia che invita sempre ad essere molto cauti, ma questo non perché sia sbagliato, ma perché in effetti quando non si ha bene in mente il valore della qualità, oggettivamente bisogna fare attenzione. E quindi quando magari appunto non si ha la certezza di un olio essenziale, diciamo, di elevata qualità, è giusto essere attenti. Per cui negli ultimi anni poi appunto ho potuto permettermi anch'io di ampliare l'utilizzo, di conoscere sempre di più gli impieghi degli oli essenziali. Tanto che poi ho iniziato a fare corsi, perché poi le persone magari, sai, mi chiedevano come facevo a usarli, è stato spontaneo, quindi ho iniziato con i parenti, con gli amici, con le colleghe di lavoro, e dai corsi poi pian piano da cosa è nata cosa. Il Covid sicuramente mi ha favorito, paradossalmente, perché col Covid ho scritto i miei libri, i primi libri, che poi, ecco, il primo è questo qua, Gli oli essenziali alla vita, che tu hai letto. Il mio amore. Esatto, e poi ho anche questo sugli animali, ecco, che sono due libri che io mi sono potuta permettere di scrivere proprio perché avevo ampliato molto l'utilizzo negli ultimi anni, e perché poi mi sono ritrovata a un certo punto ad avere
la necessità, la richiesta sempre maggiore delle persone che sulla pagina Facebook vedevo che mi chiedevano spesso cose ricorrenti, molto simili, e quindi mi sono detta adesso provo a mettere un po' tutto in fila e vediamo di aiutare le persone a capire come poter utilizzare gli oli essenziali meglio. Detto questo, per la femminilità. Allora, per la femminilità, innanzitutto devo dire che è un tema molto ricco, perché la femminilità, la ciclicità femminile naturalmente si compone di moltissime tappe, e quindi ci sta che appunto io adesso ho realizzato un videocorso insieme a te, perché una delle altre questioni di cui mi occupo sono i videocorsi, e quindi i videocorsi sono appunto... Quindi è un elemento che si presta molto bene ad approfondire tutta una serie di tematiche più nel dettaglio. Io, Ornella, se vuoi, se c'è qualche tematica che magari vi sta un po' più a cuore, possiamo affrontarla più nel dettaglio, perché appunto ciclicità femminile può voler dire molte cose. Può voler dire menopausa, ciclo mestruale, concepimento che non arriva, gravidanza. Quindi per non... Possiamo provare a chiedere sì, se ci sono domande, se c'è qualche persona presente che in questo momento avrebbe voglia di approfondire un argomento che sì, riguarda appunto la donna, la ciclicità femminile, oppure dimmi tu. Esatto. Beh, allora sicuramente io e te ci siamo, io ho voluto che tu fossi nel mio videocorso soprattutto perché tu ti sei, hai tratto molto beneficio dagli oli essenziali, sì, per la gestione di tutta una serie di sintomi, come dicevi, che caratterizzano appunto la menopausa, come hai raccontato anche nel videocorso, sì, e poi soprattutto proprio per quella doppia faccia, no, che gli oli essenziali hanno sempre, di aiutare l'emotività, tutto il mondo interno dell'emozione, del pensiero, ma anche la parte più sensoriale, la parte più sintomatologica. Certo. E quindi, perciò, questo anche per dare alle persone la possibilità di capire come mai io e te abbiamo interagito, come mai io e te siamo... Esatto. No, ma però, stanno chiedendo su Facebook. Ok, perfetto. Menopausa. Sì, alcune cose sono in menopausa da circa 5 anni e non trovo nulla che mi dia sollievo. Beh, Elena. Ok, allora, posso chiedere io una cosa ad Elena? Per le vampate, quindi non trovi sollievo per le vampate, giusto? Lei intende questo? Non trovo nulla che mi dà sollievo dal punto di vista della vampata, giusto? Allora, naturalmente, se possibile, quando possibile, il lavoro con gli oli essenziali dovrebbe sempre essere duplice, sinergico, ovvero sia, da una parte bisogna cercare di lavorare il più possibile per il bilanciamento ormonale, fare in modo che man mano si attenui e quindi non ci sia più necessità di che il corpo debba evacuare tutta quella parte che appunto con questo calore tende a far uscire. Per cui sicuramente il bilanciamento interno, che può avvenire, perché non è che menopausa deve significare necessariamente condanna a una serie di sbalzi, di up and down, che siano dell'umore, che siano delle caldane, che sia dell'insonnia, eccetera. Quindi sicuramente non bisogna mai stancarsi di puntare al bilanciamento ormonale. Quindi ti dico due oli essenziali che favoriscono moltissimo, che sono la lavanda e soprattutto geranio. Geranio è in assoluto uno degli oli essenziali che aiuta di più a stabilizzare. Ha una caratteristica unica che anche nella medicina tradizionale cinese lo rende proprio speciale, perché lavora sia sul rene yin e sia sul rene yang, cioè sulla parte, diciamo, di funzionalità del rene, sia sulla parte di omeostasi. Quindi sicuramente in diffusione, ma anche messo su un roll-on e poi applicato nella parte bassa sia della ventre che della zona lombare, sicuramente aiuta molto, anche insieme alla lavanda. Per di più sono sia lavanda che geranio due oli essenziali che tendono ad essere raffrescanti come tipo di energia dell'olio essenziale stesso. Però questo per lavorare sull'interno, ma se tu volessi lavorare per esempio invece per poterti liberare un attimo dalla caldana, cioè per poter favorire l'emersione dalla caldana, io ti direi sicuramente altri due oli essenziali che utilizzerei in altro modo, che sono la menta piperita e il rosmarino.
Allora, il rosmarino perché? Perché il rosmarino facilita l'uscita, no? Quindi accelera l'uscita soprattutto della parte alta dell'energia nel nostro corpo. E la menta piperita proprio perché ha un'azione rinfrescante immediata o quasi immediata. Quindi un barrolon con dentro rosmarino e menta piperita ti potrebbe sicuramente essere di aiuto. Poi, se tu fossi Elena, anche una persona un po' soggetta a sbalzi di umore, nervosismo, se tu unissi menta piperita, rosmarino e lizzea, che è un olio essenziale molto utile per la ciclicità femminile, ecco, poi magari la doTERRA non lo produce, però vabbè, Ornella lo sa, io utilizzo sia doTERRA che anche altri oli essenziali, quindi diciamo io ecco, naturalmente sono un po' a 360 gradi, e sicuramente ecco anche questa combinazione menta piperita, rosmarino e lizia quasi in parti uguali potresti utilizzarli, quindi non so, su 10 gocce potresti fare 3 e 5, 3 e 5 e 3. Ti consiglio di tenere più bassa la lizia, che è molto molto forte, ma anche semplicemente menta, rosmarino ti aiutano moltissimo a gestirle. Sto scrivendo tutto sulla chat. Ho visto. Quindi, sì, perché io vi sto seguendo con l'iPhone, quindi vi sto seguendo con l'iPhone e quindi sono... E invece hanno chiesto anche acne dell'adolescenza, probabilmente a causa di problemi ormonali. Ok, in adolescenza il problema è quello di? Acne. Acne, ok, non perfetto. Allora, sì. Allora, sicuramente anche in questo caso la lizia, tra l'altro so che la doTERRA fa anche quel roll-on, correggimi se sbaglio, proprio per l'acne, giusto, dove c'è dentro, secondo me, anche la lizia, che infatti sì, è un po' meraviglioso. La lizia, sì, non so se lo conoscete, per me è un aroma che è pazzesco. Allora, lavanda, tea tree in questo caso, menta piperita per rinfrescare anche sicuramente e poi appunto eventualmente anche lizia. Poi ci sarebbero anche molti altri oli. Diciamo che però i principali che mi viene da consigliare per questo genere di problema da applicare al viso, ma anche da mettere in diffusione o anche, adesso vediamo se ho un roll-on, ce l'ho, state lì. Io non, cioè, ho sempre roll-on dappertutto, quindi... Adesso vi faccio vedere com'è un roll-on. Dunque, datemi un secondo, adesso vi faccio vedere com'è un roll-on. Dunque, sono piena, Ornella lo sta. Eccolo, ce l'ho io, guarda. Ce l'hai tu, perfetto. Allora, sui polsi, nell'incavo del gomito, nella zona periauricolare, collo, décolleté, sicuramente questo per lavorare non solo sulla zona topica, transdermica, eccetera, ma anche proprio per dare una complessiva funzione di ribilanciamento. Quindi sia per Elena che chiedeva prima, sia per il discorso dell'acne adesso, se voi volete lavorare in modo duplice, interno ed esterno, quindi sia sul sintomo che però sul bilanciamento ormonale stesso, che poi la causa, no? Quindi porta in un caso una cosa e nell'altro un'altra, però sempre, se possibile, l'utilizzo appunto, io ecco, lo dico Ornella perché mi sembra corretto dirlo, ci sono anche tante altre possibilità di utilizzo degli oli essenziali, però adesso se le persone che si sono collegate sono principianti o comunque magari non utilizzano da tanto gli oli essenziali, inutile che diciamo troppe cose perché certo, il rischio è poi di perdere tutto, mentre invece queste, ecco, 2-3 oli al massimo, 2 modalità di utilizzo, secondo me sono più facili da ritenere e già fate tantissimo. Certo. E c'è anche un'altra signora che dice che ha 40 anni e ha problemi va incontro all'infertilità. E vabbè, gli consigliamo il videocorso. Va bene. Ah sì. Ci sono tanti di quegli argomenti lì che... Allora, io nel videocorso naturalmente l'ho voluto trattare perché è un tema assolutamente molto poco trattato. Diciamo che, allora, se ci sono dei problemi, è chiaro che esiste tutto un repertorio di cure mediche, insomma, di assistenza anche, no, alla procreazione medicalmente assistita, e ok. Ma a volte quando una persona vuole lavorare proprio sul rinforzare la fertilità,
di solito in linea di massima ci sono degli integratori che si possono assumere, però poi magari finisce lì, ecco, no? Magari dicono mangia bene, fai attività, fai movimento, prenditi magari le vitamine, però in linea di massima non è che esiste qualcosa di, no, che vada oltre questo. Mentre invece in realtà quello che secondo me va detto, non sempre viene espresso, è che esiste intanto sicuramente una forma mentis a cui bisogna stare molto molto attenti, no? Perché l'ansia crea sicuramente un'interferenza non utile. E quindi per stoppare un certo tipo di ansietà e paura che possano accadere, bisogna lavorare molto sul cosiddetto mindset, l'assetto mentale. E questa è una cosa. E poi certamente c'è un pool di 4-5 oli essenziali, che adesso li leggo perché così vado a prendere proprio la slide, perché così te li dico tutti. Allora, sì, ok, preconcepimento e fertilità. Allora, segnateveli. Angelica, finocchio, rosa, diciamo in generale tutti gli oli essenziali estratti dai semi, ok? Perché il seme voi andate, dovete richiamare dentro di voi, no? Quel tipo di energia, quel tipo di potenzialità. Quindi tutto quello che è finocchio, cumino, coriandolo, ma anche camomilla romana, ylang ylang, timo, incenso, per motivi diversi, ma soprattutto salvia sclarea, proprio è l'olio essenziale che diciamo ha una funzione anche più estrogenica, e geranio nuovamente come bilanciante, lavanda assolutamente. Ecco, pompelmo più che altro perché depura e perché disinfetta, ha un'azione antisettica e quindi svolge un'azione di, come dire, riordino, di ripulitura, per cui quando si va a cercare una gravidanza bisogna avere anche in alleanza una buona flora batterica, perché a volte magari è tutto a posto, è tutto perfetto, la donna ha gli ovuli, lo spermatozoo dell'uomo è assolutamente prestante, però poi basta che il canale sia contaminato da candida, streptococco, escherichia, no? Tutti quei patogeni che è giusto che ci siano in una certa misura, ma non devono eccedere. Quindi basta che ci sia un'alterazione del pH fisiologico e una maggiore concentrazione di questi batteri patogeni e siamo già in braghe di tela, e quindi cioè in braghe di tela no, però insomma diciamo che rendono, fanno un pochettino più fatica, cioè chiaramente il transito dei liquidi fisiologici rischia di venire alterato nel proprio stesso pH, e quindi c'è una sofferenza, diciamo, no, dei fluidi. Ecco, e oli essenziali che invece aumentano il progesterone: geranio, lavanda, origano, ylang ylang, incenso, zenzero, maggiorana, timo. Ok? Vabbè, diciamo. Dopo che... poi magari, ecco, come dire, ti recupero la slide. Okay. Poi ci sono naturalmente tutti quelli che aiutano il concepimento, quindi c'è quelli che stimolano la libido, e questo che si voglia che fare, avere a che fare con il tema del concepimento, che si voglia semplicemente mantenere alta l'energia vitale in noi, perché lo vorrei ricordare, l'energia sessuale è la prima forma di energia vitale che entra nel nostro corpo. Quindi una persona che abbia una buona vitalità sessuale è una persona che mantiene alta, ha più probabilità di tenere alta la vitalità all'interno di tutto l'organismo. Quindi non è semplicemente così un'area della vita che se c'è va bene, se non c'è fa lo stesso. No, lo stimolo, la vitalità in noi viene anche promossa, soprattutto promossa dall'attività, dal desiderio, diciamo, dalla vitalità sessuale, dall'energia sessuale. Quindi insomma è un qualcosa che poi volendo ha a che fare anche con il tema della spiritualità e insomma, dell'energia dentro di noi in senso ampio. Nella mia rubrica di domani alle 10 parlerò di un argomento molto, molto affine a questo, però ecco, invito tutti a partecipare. È un tema importantissimo, secondo me. È un tema interessante, sì, un tema interessante. Quindi.
se domattina avete voglia di passare mezz'ora con me, io alle 10 sarò in diretta su Alessandra. Sì, perché non è solo legata all'erotismo, è proprio legata alla salute. Cioè, è difficile, lo so che può sembrare una cosa un po' strana, ma in realtà è proprio così. Beh, hai detto che l'energia sessuale è la prima energia vitale. Eh sì. Perché il chakra della radice, come direbbe un buddista, no? Cioè è proprio l'ingresso, cioè il prana, l'energia che entra in noi, entra da lì, no? Non so se adesso, vabbè, c'è un altro video corso che io ho fatto sulla spiritualità in cui ho parlato della Kundalini, dell'energia di Kundalini. Non so se sapete, cioè, molti magari non sanno cos'è, però avete presente il simbolo della farmacia? Il caduceo, avete presenti quei tre serpenti che sembrano tre bastoni o due serpenti intorno a un bastone? In realtà sono tre serpenti, ok? Il caduceo è il simbolo della Kundalini. Che cos'è? È l'energia che si sviluppa ed entra all'interno del corpo umano attraverso la colonna vertebrale, la spina dorsale, in queste tre spirali che sono le cosiddette nadi, quelle che vengono chiamate nadi. Queste nadi, che sono le serpentine di energia che entra all'interno, senti l'Aki, che entra dentro di noi, vanno tenute il più possibile alimentate, e l'energia sessuale naturalmente ci aiuta a fare questo, ed è un po' il motivo per cui poi Osho, ti ricordi Osho? Tu l'hai visto, Ornella, su Netflix, la serie TV di Osho? No. Quella dedicata a Osho. Sapete che Osho aveva allestito questa specie di comune nell'Oregon, e lì insomma aveva fatto scandalo perché lui promuoveva moltissimo, no, l'attività sessuale, perché ovviamente c'era il problema del, cioè, c'era il problema. Lui si prefiggeva di aiutare le persone a ricercare, no, l'illuminazione spirituale, quindi lo faceva anche utilizzando quello. Ma poi insomma, se c'è qualcuno tra voi che si è occupato mai di spiritualità, si è interessato a questi temi, tutto il tema del sesso tantrico, le tradizioni, no, anche in India, il Kama Sutra, cioè non sono semplicemente così legate a una ricerca del sesso per il sesso, ma c'è proprio la ricerca dell'energia vitale dentro di noi. Quindi, ecco, per questo ne parlavo. Bellissimo. Ed è importante, quindi. Bellissimo. E gli oli essenziali, che sono per l'appunto considerati da molti l'apparato riproduttivo della pianta o addirittura in molti casi ormoni vegetali, voi capite che ci aiutano, ci possono aiutare moltissimo. Eccolo Lucky, amore, tesoro. Oh, la zia, la vedi la zia? Caro. Io sono stata 2 giorni lì da Ornella con Lucky, quanto l' ho presa in braccio, perché abbiamo fatto insieme tutta una serie di piccoli video all'interno del mio videocorso, e quindi quando registravamo, povero Lucky, l'abbiamo dovuto relegare, è vero? C'ha un sonno, guarda come sta, guarda, tra un po'. Che meraviglia. Senti, c'è un'altra domanda. Allora, Kananga si può usare in alternativa ai Lang Lang? Come? Il Kananga. Ah. Che non è un ballo. Kananga, dunque, io lo conosco pochissimo, perché è un olio essenziale che non si trova facilmente, perlomeno io conosco solo un posto qui nella mia zona dove lo si può trovare, e quindi essendo un olio essenziale poco, come dire, commerciale da noi, io l'ho utilizzato molto poco, per cui sì, cioè l'ho visto nominato tante volte in tante ricette, un olio essenziale antico, però non confesso, non lo conosco, ci sono centinaia di oli essenziali, quindi quello, ahimè, non lo so, però c'è un testo. Un paio di mesi fa doTERRA ha fatto una promozione e ci ha fatto arrivare il Kananga a casa. Ah sì? Sì, ha un profumo particolare. Vedi, io purtroppo non sono così, perché io sì, utilizzo anch'io quelli di doTERRA, ma come dicevo, insieme ad altri, quindi non sono così sul pezzo, e poi tutte queste promo me le perdo. Perché ecco, io ci tengo a dirlo, non sono consulente di doTERRA come Ornella, quindi li utilizzo, però poi se avete bisogno di qualsiasi cosa chiedete a lei, perché su doTERRA non sono particolarmente aggiornata, per quanto abbia assoluta stima della casa e io li utilizzo.
Sì, beh, ne abbiamo parlato più di una volta, insomma, diciamo che sono gli oli allo stato attuale sembrano essere quelli più affidabili e più garantiti, no? Ma allora, io ecco, posso solo dire una cosa, che io mi sono attentata a scrivere questo libro, che è quello che io ho dedicato agli oli essenziali per gli animali. Devo dire, in effetti, perché sugli animali bisogna stare molto molto attenti agli oli essenziali che si utilizzano, ed in effetti io, diciamo, non ho esplicitato doTERRA nel libro, perché poi cerco sempre di essere un po' super partes, però devo ammettere che avevo molto in mente poi di fatto gli oli certificati, gli oli puri, perché comunque più si è tranquilli, soprattutto con gli animali che hanno moltissime cellule olfattive, molti milioni in più di noi, dobbiamo proprio essere veramente tranquilli. Quindi sì, c'è. C'è qualcuno che chiede dolori durante le mestruazioni. Allora, no, sapete perché reagisco così? Perché con Ornella abbiamo fatto una serie di video in cui abbiamo unito l'aromaterapia alla riflessologia essenziale calibrata di cui lei si occupa, e quindi abbiamo creato appunto questa sinergia, e per ogni diciamo problematica abbiamo visto come potevano essere abbinati gli oli essenziali con alcune tecniche di riflessologia della mano. Quindi allora, ciclo mestruale doloroso, ho preso la slide così faccio prima. Allora, oltre naturalmente a occuparsi di sé, no? Perché la dismenorrea, il ciclo mestruale doloroso, è appunto una condizione nella quale dobbiamo certamente cercare di sfatare il mito che per forza di cose le mestruazioni debbano essere dolorose. Io ho una mia amica farmacista che, con cui spesso vado anche in vacanza, un giorno mi dice: beh, ma il ciclo è sempre doloroso. Dico: Chiara, come, scusa, il ciclo è sempre doloroso? Beh, insomma, io vedo in farmacia, tutti vengono a chiedere per il ciclo doloroso, ma dico: ma guarda che, cioè, non è nella natura delle cose che il ciclo debba essere doloroso. Quindi innanzitutto partire dal presupposto che non è per forza quel fardello che vi dovete portare, ma esistono delle soluzioni, vi invito chiaramente a cercarle il più possibile. Tra l'altro, approfitto per dire una cosa importante qua in questa Zoom, che per chi poi prenderà magari il videocorso lo troverà. Esiste la figura dell'ostetrica che può accompagnare la donna, in realtà, non soltanto in sala parto mentre sta partorendo, ma esiste la figura dell'ostetrica proprio per aiutare la donna in tutte le fasi, compresa la gestione del ciclo mestruale, che è una scoperta che io ho fatto grazie ad Ornella, che mi ha presentato queste due meravigliose ostetriche, che sono Elena Bing e Fabiana Iasevoli. E quindi ecco che esiste la possibilità di occuparsi a 360 gradi del problema. Però, per venire a noi, perché poi dobbiamo rispondere alla domanda, allora, camomilla romana, copaiba, lavanda, salvia sclarea, finocchio, geranio, cipresso e maggiorana. Non è che li dovete usare tutti, però questi sono oli essenziali che vi possono essere molto di aiuto quando avete un ciclo mestruale doloroso. Li potete mettere nel famoso roll-on e poi applicarli nel basso ventre e sempre zona lombare, ma anche nei punti della riflessologia essenziale calibrata che indica Ornella nel video, oppure anche in punti tipo i polsi, l'incavo del gomito. Ecco, cioè zone particolarmente irrorate, sensibili, anche la pianta del piede. Quindi roll-on per utilizzo dermatologico, transdermico, perdonami, e in diffusione. Io, Ornella lo sa, uso moltissimo, oltre al diffusore d'essenza, anche l'oggetto aromatico. Perché? Perché l'oggetto aromatico ha due vantaggi, ve lo dico così. Intanto che basta che voi individuate dei legnetti che abbiano una buona capacità di trattenere la molecola, e voi con poche gocce avete la possibilità di continuare ad inalare gli oli essenziali a volte per molto tempo. Prima cosa. Seconda cosa, non rompete le scatole a chi vi sta intorno, perché alle volte ci sono oli essenziali che piacciono a noi o servono a noi, li dobbiamo usare, li vogliamo usare, ma magari danno fastidio al marito, al figlio, all'animale, danno fastidio al capo ufficio, alla collega, e allora l'oggetto aromatico ci consente di fare un utilizzo molto personalizzato. Quindi questo è un'altra delle tante possibili modalità di utilizzo degli oli,
che appunto poi dopo, quando ci si avvicina al mondo degli oli essenziali, lo si comincia un pochino man mano a penetrare, si scoprono tante cose meravigliose. Poi è chiaro che adesso non le possiamo dire tutte, però questa è una di quelle, l'oggetto aromatico. Volevo specificare, insomma, fare una postilla aggiuntiva. La doTERRA ha una miscela meravigliosa e devo dire, può essere utilizzata in tanti campi del femminile, però si chiama Clary Calm ed è una miscela che va benissimo per lenire i dolori, anche i dolori del ciclo mestruale. Io per esempio il Clary Calm lo utilizzo quasi tutti i giorni perché mi piace il profumo, anche se è particolare, ma soprattutto perché mi è capitato di avere dei dolori ai seni, al seno sinistro in realtà, e mi è bastata un'applicazione. È vero. Questo è successo più di una volta, quindi insomma, Clary Calm doTERRA è veramente eccezionale. Allora, non vedo altre domande. Non so se vogliamo trattare qualcos'altro oppure vogliamo parlare un attimo del videocorso, spiegare. Ma allora, ma possiamo. Intanto io direi che possiamo un po'. Riprendo due o tre cose che sono naturalmente chiaramente presenti nel videocorso, ma sono secondo me elementi che possono essere molto utili a prescindere. Che si legano molto a come io utilizzo l'aromaterapia, perché allora io come mai ho deciso di mettermi a scrivere libri, fare videocorsi? Perché c'è una modalità soprattutto che a me piace dell'aromaterapia, che è quella in cui l'aromaterapia si lega, si integra, siccome un pregio degli oli essenziali è quello di essere molto abili ad integrarsi, molto biodisponibili, si legano, come diceva Ornella nella sua presentazione, molto bene a tutta la nostra biochimica, alla nostra pelle, si legano però anche ad altre sostanze e si legano bene anche ad altre pratiche. Cioè l'olio essenziale voi lo potete mettere quando fate yoga, lo potete mettere se state lavorando in ufficio, li potete mettere in diffusione quando fanno i compiti i bambini, li potete mettere nel cibo. Cioè l'olio essenziale può essere davvero un compagno di viaggio, possiamo davvero utilizzarlo in tanti modi. E a me, che sono diciamo di formazione psicologa psicoterapeuta, in assoluto ovviamente la modalità più potente che per me esiste di lavoro su se stessi è quello in cui leghiamo l'aromaterapia alla riflessione. Cioè io da psicologa tante volte mi rendo conto che infatti poi c'è anche un altro libro che ho scritto di recente che non è ancora cartaceo, che si chiama Mente Essenziale, in cui ne ho parlato, mi rendo conto che la psicologia ha un po' un difetto, che tende a mentalizzare tutto, no? E a volte si dimentica dell'importanza dell'ascolto del corpo. Altre volte cosa succede viceversa all'interno di un certo tipo di aromaterapia? Che si delega tutto all'olio essenziale, no? Scordandoci che poi il lavoro coscienziale lo dobbiamo fare noi, cioè noi dobbiamo diventare consapevoli grazie alla sinergia e all'utilizzo della riflessione con l'olio essenziale, che mi facilita molto la consapevolezza, mi facilita molto l'energia, perché comunque diventare consapevoli e lavorare su se stessi significa farsi il culo a volte, significa affrontare argomenti scomodi, significa affrontare dei conflitti, significa che non cambiamo mai, nonostante sappiamo già tutto. Quindi ecco, a volte lavorare su se stessi è un lavoro, ma veramente, e l'aromaterapia ce lo alleggerisce tantissimo, ce lo facilita e ci consente l'ascolto del corpo. Quindi per me il top è riflessione, aromaterapia. Quindi tutti i miei videocorsi non sono dei videocorsi prettamente di sola aromaterapia, anche perché mi farei due scatole così a parlare solo di, ma sono, ovviamente si legano appunto alla riflessione abbinata agli oli essenziali. Quindi anche in questo caso, per esempio, cosa è che io ho voluto un po' portare avanti? Qual è l'idea che io ho cercato di... Che noi, soprattutto nel mondo occidentale, tendiamo ad avere dei preconcetti molto grandi rispetto alla ciclicità ormonale femminile, no? Ovvero sia che si debba soffrire, che ci debba essere il dolore, vuoi col ciclo mestruale, vuoi con il parto, vuoi con la gestazione che comunque è fatta di tutta una serie di scomodità, vuoi con l'allattamento difficile, vuoi con la depressione postpartum e poi la menopausa, la fine di tutto. Cioè ci sono idee a volte anche catastrofiche collegate
a tutta quella che è loro, proprio la ciclicità ormonale femminile, che vanno sfatate. Quindi sicuramente bisogna molto rivedere l'idea della sofferenza, e l'olio essenziale ci aiuta molto in due modalità, sia perché ci tira un po' più sull'umore, ci aiuta e ci facilita il cambio di idea, no? E da un altro punto di vista ci solleva da tutta quella serie fastidiosa di sintomi che davvero diventano a volte molto, molto impegnativi. E quindi l'abbinamento di corrette riflessioni e utilizzo sapiente degli oli essenziali, magari anche integrate da altre tecniche, ci rende la vita molto più, ci rende la vita molto più facile. Questo, secondo me, è un po' il cuore del mio messaggio. Poi, insomma, non, direi che se ci sono altre domande, se no, poi tanto noi faremo un'altra diretta al limite, vero? Noi il Avevamo 24, detto. allora, noi il 24 abbiamo un'altra diretta programmata per parlare proprio del ciclo mestruale. Ah, Quindi ecco, a posto. E allora? Esatto. abbiamo una diretta programmata proprio per parlare di quello. Poi vediamo se raccogliamo richieste. Io tanto adesso in coda alla presentazione vedranno l'indicazione di un modulo di contatto, se vogliono avere altre informazioni, oppure vogliono che noi trattiamo argomenti di un certo tipo particolare, se volessero lasciare fare delle domande, lasciare delle richieste, lo potrebbero anche fare. Allora, io ricondivido, visto che non ci sono domande, ci sono i grazie tanto, grazie di tutto, capisco in pieno, eccetera. Quindi, vorrei condividere la slide con i tuoi contatti e con la promozione del videocorso, perché ci hai dato la possibilità di acquistare al 50% questo videocorso tra stasera e domani. Dopodomani no. Quindi, Vediamo magari la prossima diretta. Per adesso, ecco, se poi c'è qualcuno che proprio si dimentica che ci chiama, però insomma, in linea di massima, perché è stato in sconto fino adesso, no? E quindi di solito lo tengo in sconto un po', poi dopo va a prezzo pieno, ma come è normale. E insomma, però adesso per chi appunto tramite Ornella avesse desiderio, eccetera, anche Allora, a questi questo sono punto. i contatti di Monica su Facebook. Basta cercare la pagina dottoressa Monica Di Mauro, aromaterapeuta. Sì, Ornella, possiamo dire un'altra cosa, che Dimmi. comunque io se una persona va sulla mia pagina Facebook, io ho fatto una diretta in cui ho parlato tanto dell'aromaterapia per la femminilità, e proprio sempre un po' col pretesto del videocorso, perché poi insomma, dopo è chiaro che magari una persona prima vuole anche un po' capire meglio prima di. Sulla mia pagina Facebook c'è, trovate tutto, ci sono tutti i miei video. Aspetta. Ma senti. Scusate. Vieni qua, vieni dentro. Che soggetto, Lucky. Quel cagnolino lì è meraviglioso, fa il cavolo che vuole. Quando sono stata da Ornella e Roberto, che mi hanno ospitato, che abbiamo fatto i video del videocorso, cioè comanda lui in casa. Stavo spiegando che comanda Lucky. L'ho sentito. Non so più cosa fare, ti giuro. Guarda, vabbè, perché c'è gente che passa fuori della villa e quindi fa cose strane. Allora, invece, per quello che riguarda il videocorso Aromaterapia e Femminilità, noi abbiamo la possibilità. Chiudo la porta. Scusate, faccio ginnastica. Sì, bisogna inserire un codice, si chiama Donne 50. Per avere lo sconto, perché sennò a prezzo pieno. Controllo. Così abbaia da solo. Allora, bisogna inserire questo codice Sì. stasera e domani con lo sconto del 50%, e il codice sconto è donna50. Per chi volesse acquistare il videocorso Aromaterapia e Femminilità, ha questa opportunità stasera e domani. Questo è il link. Purtroppo ve lo dovete copiare www.monicadimauro.it/videocorso trattino aromaterapia trattino e trattino femminilità.
Comunque penso che trovino tutto sulla tua pagina, giusto Monica? Sì, assolutamente. Quindi potete acquistare lì. Allora, io se mi concedete ancora 5 minuti di tempo, andrei avanti con la chiusura della presentazione e quindi parlando di oli singoli. Parlando di oli singoli, aspetta che ok. Signor, vabbè, non so chi c'è. Sì, ci sono io. Allora, parliamo di oli singoli e miscele. Gli oli singoli ne abbiamo parlato prima, di altri oli, ma qui vediamo il limone, la menta, la lavanda, il tea tree, l'incenso e anche l'origano. L'origano è un antibiotico naturale molto potente. Mia figlia, poi, tra l'altro, che soffre di tantissimo di allergia, utilizzando l'origano, trova veramente tanto sollievo e tanto giovamento. In più ci sono alcune miscele, la miscela sul sistema immunitario, antietà, la miscela digestiva, tutta la linea per dolori e infiammazioni, col Deep Blue. Una miscela metabolica per modulare il nostro metabolismo. Adesso che abbiamo tutti la prova costume, questa miscela, che è facilissima da usare, 8 gocce in 500 ml d'acqua, ci può aiutare molto a drenare. È chiaro che non è un miracolo, quindi bisogna anche stare attenti a mangiare, però insomma ci aiuta molto a drenare. E poi c'è la miscela respiratoria, che noi diciamo che è il sostegno, l'aiuto, il salva coppie, salva famiglie, perché chi russa ha anche molto, molto giovamento dall'utilizzo in diffusione la notte di questa miscela. Gli oli essenziali doTERRA vengono raccolti in tantissimi paesi del mondo, quasi tutti i paesi in via di sviluppo con cui doTERRA costruisce dei progetti umanitari. L'obiettivo di doTERRA e soprattutto della prima socia fondatrice Emily Wright è quello di portare benedizione alle vite di tante persone, di farle una goccia alla volta, una persona alla volta, una comunità alla volta. Perché fidarsi di doTERRA? Perché doTERRA garantisce e certifica il grado di purezza dei suoi oli e delle sue miscele attraverso un sito che si chiama Source to You. Che è un sito super partes, è un'azienda gestita dalla APRC, Aromatic Plant Research Center, e questa è un'azienda che va a valutare la purezza e la bontà degli oli essenziali nel mondo. Attraverso il codice che voi trovate sulla base delle boccettine, inserite quel codice e ottenete il certificato di questo. Perché scegliere gli oli essenziali? Perché agiscono sulla causa e non solo sul sintomo, perché se ne possono usare pochissimi, estremamente concentrati, quindi hanno un costo anche abbastanza accessibile. Possono essere immediatamente disponibili in casa e fuori, non hanno effetti collaterali e non creano dipendenza. Con quali oli dovrei cominciare? Facciamo una piccola indagine. Usiamo detergenti per la casa non tossici? Abbiamo problemi di capelli o cuoio capelluto? Vogliamo mantenere bla 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 bla? Se rispondiamo almeno a una di queste domande, sicuramente gli oli essenziali potranno aiutarci. E noi suggeriamo quelli che nella famiglia possono essere utilizzati da tutti e in qualunque tipo di situazione. Ma come faccio ad averli? doTERRA non vende nei negozi, non troverete gli oli essenziali doTERRA nei negozi, neanche gli integratori e neanche le miscele. Potete aprirvi un vostro negozio virtuale con 24,50 euro, attraverso il quale ottenete il 25% di sconto su tutto il catalogo. Ma se non volete pagare il vostro negozio e ottenere comunque il 25% di sconto, potete acquistare dei kit già preordinati che contengono 6 oli singoli, 4 miscele. Questo, per esempio, è un kit per la famiglia Family Essential Kit con le boccettine da 5 ml, quindi 80-100 gocce. All'interno ci sono degli oli singoli di
largo utilizzo per tutti, tra cui l'incenso, e poi ci sono quattro miscele molto interessanti: digestiva, protettiva, miorilassante e respiratoria. Invece di 184, il costo di questo kit è 148, è super scontato. E poi gli stessi oli, ma con boccettini da 15 ml, e quindi con il triplo del prodotto. Il triplo del prodotto a meno della metà del prezzo, con un aroma diffusore in omaggio, e questo mese in particolare tanti omaggi: Citrus Bliss, limone, deodorante Citrus Bliss e Citrus Bloom, che è un olio molto, una miscela molto particolare, composta di fiori ed agrumi. Stessi oli e miscele di prima, ma il triplo del prodotto. Il costo invece di 352 è 283, quindi 148 il Family Essential, 283 l'Home Essential, con tutti questi omaggi. Questo è il programma di tutti gli eventi di Oli Essenziali Purissimi di giugno. Ne abbiamo di diversi, lo potete trovare sulla nostra pagina Facebook Oli Essenziali Purissimi. Come vedete, giovedì 24 giugno abbiamo di nuovo la dottoressa Monica Di Mauro, Oli Essenziali e Femminilità. Invece lunedì abbiamo l'eco del cambiamento col metodo Tau, questo metodo, questo massaggio particolare inventato dalla dottoressa Colantonio, e poi abbiamo la riflessologia facciale essenziale con Monica Stucchi, e in chiusura di mese abbiamo Paola Sorressa, che è una docente di danza e coreografa di fama internazionale, che ci spiegherà come usare gli oli essenziali nel movimento. Tutti i venerdì mattina alle 10 ci sono io con la rubrica Ogni sintomo è un messaggio, incontriamo la metamedicina. Come vi ho accennato, domani parleremo di un argomento scottante. Se volete essere ricontattati o volete sapere come potete utilizzare e avere gli oli essenziali a casa vostra, potete compilare questo modulo www.oliessenzialipurissimi.com/contatti. Potete anche compilarlo e fare le vostre richieste, domandare, per esempio, fare le vostre richieste, anche chiedere l'argomento, per esempio, che volete trattare con la dottoressa il 24, me lo potete mandare. In più vi posso inviare anche un ebook sugli oli essenziali, oppure chiamare questo numero 347 6022 182, anche WhatsApp, o seguirci su Facebook o sul canale YouTube Oli Essenziali Purissimi. Adesso vi lascio di nuovo alle domande e vi saluto insieme alla dottoressa, se qualcuno c'è. In più dobbiamo fare però un'estrazione. Ci dovrebbero essere quattro persone nuove, quindi vediamo se c'è Cristiana, Laura, Matteo e Sabrina. Mi dovresti dare un numero da 1 a 4. Chi? Io? Mm-hmm. Un numero da 1 a 4? Da 1 a 4, sì. Figurati, ti dico 3. Immaginiamo, insomma. Vediamo. Numero magico. Vediamo il 3. 1, 2, 3. Matteo Manetti. Ma quanto sono felice, Matteo? Ci sei ancora? Eccoti. Sì, ci sto. Hai vinto questo kit di oli. Ornella, lo sai che prima mi è venuto in mente, non so se è stato il mio ego o qualcos'altro, ma ho detto, secondo me lo vinco io. Hai visto? Fantastico, sono molto felice. Poi mi darai il tuo indirizzo così te lo spedisco. Oppure avremo modo di incontrarci. Tanto sei a Roma tu, no? No, io abito in provincia di Pescara. Vabbè, non siamo lontani comunque. A posto, vabbè, lo spedisco, non c'è nessun problema. Grazie, grazie. Allora, grazie a te, grazie a tutti, grazie a Monica. E grazie a te, Ornella, cara. Noi ci rivediamo domani mattina, poi ci rivediamo lunedì e con Monica ci rivediamo il 24. Esatto. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. E un abbraccio a tutti. Ciao. Davvero.
Grazie per la partecipazione. Grazie a te, grazie a te. Grazie, ciao.